Gioco d'azzardo, ludopatia, macchinette, gratta e vinci, scommesse sportive, Superenalotto. Diciamo che sono termini che si sentono sempre più spesso e che impattano sempre più spesso sulla nostra vita. Infatti non è difficile, no? Pensare a qualcuno che conosciamo che gioca, che magari compra qualche gratta e vinci in più o che magari si fa scappare la mano, no? Su alcune scommesse sportive della domenica. Ovviamente si sente anche di persone che hanno perso tutto o che magari sono indebitate sino al collo per continuare a giocare, oppure che hanno chiesto l'aiuto della famiglia che a sua volta gliel'ha dato e che a sua volta ha contratto dei debiti per riuscire a pagare appunto i debiti del giocatore. Ora, di teorie ovviamente ne esistono tantissime, esistono anche centri specializzati che sono deputati principalmente alla cura di questo tipo di dipendenze, però volevo riflettere su due o tre situazioni che mi sono capitate questo mese, in particolare in cui i giocatori che si sono rivolti a me erano tutti accomunati da una situazione familiare un po' particolare, ossia erano tutti caratterizzati, tutti comunque nella loro vita avevano una alterazione forte del la relazione con il proprio partner. E la cosa ancora più interessante è che nessuno di loro, nonostante il partner sapesse appunto che giocassero, era in grado di da un lato andarlo a condividere, dall'altro aveva ancora come dire, fatto esplodere il problema. Anzi, in un qualche modo tutti e tre facevano passare un messaggio velato per cui il gioco era diventato una specie di ripicca, una specie di vendetta nei confronti del partner che era considerato colpevole in un qualche modo di una mancanza. Allora c'è chi gioco con i suoi soldi perché tanto lui è sempre a lavoro e quindi in un qualche modo così almeno me li godo visto che comunque non riesco a godere di mio marito, piuttosto che gioco per riuscire ad attirare la sua attenzione. Così magari tornerà, oppure ancora. Gioco per i dispiaceri che mi ha dato, gioco perché almeno di questo poi riusciamo a parlare. Ovvio che non voglio ridurre il tema della dipendenza alla mera conflittualità o un problema, no? All'interno della coppia, ma questa è una cosa più evidente di quello che si crede, cioè il significato relazionale che assume il gioco all'interno di una famiglia ed in particolare il ruolo che in un qualche modo il partner ha sia nello sviluppo della dipendenza, sia poi anche però nel percorso di cura.